Erano le 10 in punto quando il pullman è partito dal piazzale Laurentini con a bordo l'80% dell'Arezzo che disputerà il campionato di Lega Pro 2015-2016, parole di Eziolino Capuano. Tanta curiosità da parte di uno sparuto gruppetto di sostenitori amaranto, radunatesi già un'ora prima fuori dai cancelli dello stadio per vedere volti nuovi, come Vinci, Feola, Sasha Cori, che non ha voluto svelare il suo obiettivo personale, e poi reduci della passata stagione, come Capitan Gambadori, Rosti e De Martino. La rosa però non è completa e nelle prossime ore c'è da attendersi qualche innesto. Capuano, come ha detto in passato, vuole compiere un salto di qualità perché questa squadra al momento garantisce soprattutto solidità ed ecco perché, oltre ad un difensore cattivo, il tecnico cerca un centrocampista, se non due, con i piedi buoni. Ma magari dovessimo prendere Sperotto, non penso che ci riusciamo, sarebbe un colpo di notevole spessore. Per me Sperotto è un giocatore come pochi. Cioè, in Serie B ce ne sono pochi, lui ha avuto un problema di una fascite plantare l'anno scorso, lui è un 92 se non erro, ma non erro, che 3 anni fa da 95 ha fatto 28 partite col Carpi e è andato in B. L'anno prima, come se fosse un 96 attuale, ne ha fatte 23 con la Reggiana. Poi ha iniziato a giocare quest'anno in B col Carpi, ha avuto un problema e il Cosenza l'ha preso rotto, se vogliamo, in quel momento ha fatto 16 partite a Cosenza. Adesso si è ripreso e non vorrei sbagliare, addirittura ieri ha giocato contro l'Inter a Brunico, no? Col Carpi. Non penso che riusciamo a prendere Sperotto. Se l'Arezzo prende Sperotto vuol dire che Ciardullo è un fenomeno, ma è molto difficile, cioè prendere Sperotto ritengo che sia molto difficile. Poi sai, nel calcio non si sa mai, c'è gente che fa gli amici, che hanno operato anche in questa città e che magari in più di un'occasione ci hanno voltato le spalle, avevamo attenzionato qualche calciatore, ci hanno proposto altri, come se noi fossimo dei neofiti della categoria e magari poi senza dirci nulla altri giocatori li hanno indirizzato su altre piazze, ma noi non abbiamo problemi. Mi dispiace che questo nome è venuto fuori, quindi adesso magari se avessimo avuto delle possibilità adesso sono molto ridotte, però Sperotto lo dovessimo prendere, Sperotto è un giocatore che non c'entra nulla nella Lega Pro. Trattativa in corso, mister, si è parlato anche di Favasulli, che è un giocatore che a lei piace moltissimo, lo ha cercato anche nei mesi scorsi. Ecco, da questo punto di vista a che punto si ha? Ma io devo fare la squadra con la calcolatrice, però ripeto, l'ho detto ieri, lo dico con grande schiettezza, secondo me con un minimo di competenza, con tanta esperienza e con grandissima onestà, fare la squadra d'Arezzo non è difficile perché c'è la PIL della piazza. Mi spiego meglio, un calciatore che deve scegliere tra Arezzo e un'altra squadra sceglie Arezzo, a meno che non ci sia una differenza economica notevolissima, come per esempio faccio un'ipotesi. Io personalmente per prendere Millesi e Bentancourt durante l'anno finivo gli allenamenti, voi non le sapete queste cose, magari adesso qualcuno inizierà a scrivere di nuovo, partivo e andavo a Zingonia. Avessi portato avanti le trattative in questo periodo sarebbe stato impossibile prendere. Cosa voglio dire? È normale, se noi trattiamo un giocatore e offriamo quello che possiamo offrire e arriva la Cremonese, faccio un'ipotesi perché fra poco magari qualcuno dirà abbiamo perso anche questo giocatore perché è andato a Cremone, gli offre 140.000 euro, io debbo. Chi era Zecchini? No, era Magnaghi, no, è normale che vado, non c'è partita, però se uno offre 40 e l'altro offre 55 magari io vado in partita, ecco, per usare della terminologia agricola nel rispetto di tanta gente che mi ama, e allora io do anche le spiegazioni, poi magari c'è qualcuno, non so che gli avrò fatto, l'importante è che si dicono le verità, Andrea, io posso avere mille difetti, ma nella mia vita, lo dico togliendomi gli occhiali, non ho mai sputato in faccia a nessuno, perché sputare in faccia il crimine più notevole che possa esistere. Magari da bimbo ho dato anche un cazzotto, ma sputare in faccia no. Quindi chiunque dice delle eresie talmente notevoli me lo venga a dire in faccia. Forse ha sbagliato persona. Andiamo avanti.
A differenza di un anno fa, quando Arezzo partì per il ritiro di Cascia, c'era un'atmosfera completamente diversa. Mi dice il cambiamento più profondo, quello che le ha dato più soddisfazione oggi rispetto a un anno fa, qual è? Beh, aver portato l'entusiasmo in questa piazza tra le più belle d'Europa, dove sono letteralmente innamorato, dove aver cambiato le idee di tanti, aver prodotto entusiasmo devastante. E oggi Arezzo ha un calcio che merita, che deve essere di passaggio, perché per me Arezzo merita altri palcoscenici, cioè Arezzo in Lega Pro non è la propria dimensione, Arezzo deve tornare al più presto nel calcio che conta, questo non c'è un predito. L'ultima cosa, mister, l'obiettivo qual è? Conferma che è soltanto mantenere la categoria o insomma dopo questi primi acquisti qualche altro pensierino le sta passando per la testa? No, io rispondo con schiettezza, no? La solita, quella illimitata che a molti può far piacere e a qualcuno può far dispiacere. Io ritengo che dire una verità che al momento può far male è meglio di dire una bugia che al momento può essere bella nel creare aspettative illusorie che poi può essere deleteria. Io so di aver fatto una buona squadra, l'ho costruita io, quindi non è che posso idolatrarmi. L'obiettivo dell'Arezzo è il mantenimento della categoria. Ho detto che avrei ringiovanito la squadra e l'ho fatto. Ho detto che sarei partito col 70-80% e l'ho fatto. Io so di aver costruito una discreta squadra dove lotteremo partita per partita senza precluderci nessun obiettivo. L'obiettivo primario è quello di mantenere la categoria. È normale che lo sapete tutti, io sono un uomo ambizioso. Sono un uomo che vive di sentimenti alti e che lavoro come il matto. Stamattina ho letto un commento, posso dirlo? Di un certo vecchia guardia. Mi ha dato adrenalina illimitata e ho preso un giocatore di grandissimo spessore proprio facendo i conti che no, lo devo prendere. Chi ha preso? E non lo dico, fra poco lo saprete. Ecco, io sono questo. Dico ora, tanto questa va stasera l'intervista. No, io dico, io sono questo, sono uno che vive di sentimenti, sono uno alla spiccia, uno che voglio bene a Riccardino, perché magari parlo più con Riccardino che con un grande personaggio di calcio. Sono uno vero. Ti vuoi bene, Capuano? Io sì. Voglio ringraziare tutta la squadra, anche Ferretti e Mister, tutta la società che mi ha fatto entrare. Forza lì. Tiro anche tu adesso. No, ora io voglio stare qui a aiutare Andrea, Lidisa, voglio... aspetto quando saremo qui. L'impatto con il Mister è stato buonissimo, anche perché mi ha fatto sentire subito importante. E il primo impatto, il Mister, ripeto, è stato molto bello, poi qua sono venuto comunque per fare bene, ho voglia di riscattarmi dall'anno scorso, perché comunque ho iniziato bene e finito così, quindi ho molta voglia. Cosa rappresenta Arezzo per la tua carriera? Tu sei arrivato a toccare anche la B con l'Empoli e adesso a questo punto, insomma, che cosa ti potrebbe dare questa piazza? È una piazza, a parte anche questa è importantissima, è molto, molto calda, quindi mi dà voglia e fiducia per fare bene. Qua ci sono passati grandi attaccanti, no? Non so se hai pensato anche a questo, al fatto che potrebbe essere un trampolino di lancio anche per te. Sì, sì, ma mi ha chiamato 2 settimane fa Riccardo Zampagna, che ci ha giocato insieme, e mi ha detto che la piazza è stupenda e che anche per lui potrei fare bene, e quindi vediamo. Di te si dice che sei un attaccante con grandi mezzi tecnici, grandi mezzi atletici, ti manca un po' l'istinto del killer sotto porta, ti chiedo se è veramente così e cosa ti manca per così, colmare questo piccolo difetto. Guarda, carta canta, perché se guardate la mia carriera comunque sì, ho fatto massimo 10 gol, poi 5, 6, quindi è vero, mi manca un po' l'annata giusta e anche un pizzico di fortuna, e comunque mi devo sempre migliorare perché si migliora sempre anche a 26 anni. Ti chiedo quali sono gli obiettivi tuoi personali e soprattutto di squadra alla vigilia di un campionato che parte con mille problemi tra squadre non iscritte, scandali vari, eccetera, eccetera. L'obiettivo personale, ve lo giuro, me lo tengo per me. Scusate perché ogni anno, quindi proviamo a cambiare. E stagione della squadra, io penso, prima di tutto pensiamo alla salvezza e poi proviamo a fare il meglio possibile.
Ti chiedo un'ultima cosa su Sperotto, che è un giocatore che l'Arezzo sembra abbia acquistato in prestito dal Carpi. Tu ci hai giocato insieme a Cosenza, che tipo di giocatore è? Allora, se non c'ha problemi fisici, che con noi ce l'ha avuto a Cosenza, è un trattore, è fortissimo. C'ha una forza fisica e una corsa impressionante, tecnicamente anche bravo, quindi ci darà una mano enorme. L'effetto è sempre positivo, nel senso che l'anno scorso sono stato benissimo qui, quindi stimoli nuovi, gente nuova e tanta voglia di iniziare. Per chiudere l'argomento scorsa stagione, insomma, ti dispiace non ritrovare qualcuno? Hai sentito qualcuno dei tuoi vecchi compagni? Hai parlato con il mister? Insomma, che riflessione si può fare adesso a bocce ferme? Sicuramente dispiace, perché abbiamo condiviso gioie e dolori, come si suol dire, quindi dispiace che tanti miei compagni non li ritrovo quest'anno, però scelte le fa la società, le ha fatte il mister, comunque li sento, ci sentiamo spesso quasi con tutti, perché come ripeto, dopo un'annata vissuta in quel modo il gruppo era molto forte, quindi rimane l'amicizia, rimangono i valori, quelli che poi contano, no? Quindi credo che sia importante anche quello in questo mondo, che poi oggi è sempre più difficile mantenere rapporti, però sicuramente con qualcuno i rapporti andranno avanti. Ecco, a proposito di questo mondo, come ti spieghi il fatto che i giocatori che hanno fatto così bene l'anno scorso siano ancora in attesa di sistemazione? No? Un po' cambiato tutto, anche il calciomercato è così? Purtroppo sì, perché credo che oggi il calciomercato va molto a rilento, succedono tante cose, quindi penso che ancora non sia il momento, ma sono convinto che tutti troveranno una sistemazione giusta, perché se lo meritano. Ecco, per te com'è andata, Alessandro? C'è stato un primo abboccamento, poi una fase di stallo, poi alla fine avete trovato l'accordo? Sì, le trattative possono durare un giorno come 2 settimane, diciamo che la mia è durata un po' di più, però alla fine siamo trovati d'accordo, l'importante era quello, perché la mia priorità era quella di rimanere ad Arezzo, e quindi ringrazio la società e il mister per la fiducia che mi hanno ridato e non vedo l'ora di iniziare. Cosa cambia rispetto all'anno scorso, Alessandro? Tu sei stato il capitano di una squadra partita così all'improvviso, no? In Lega Pro. Adesso è diverso, c'è tutto un altro contesto. Insomma, che annata ti aspetti e quale obiettivo si pone nella squadra? Ma annata, mi aspetto un'annata un po' simile a quella dello scorso anno, nel senso che lotteremo sicuramente, suderemo la maglia dall'inizio alla fine. E penso che le squadre del mister sotto questo punto di vista non mancheranno mai, e sono convinto che ci vorrà del tempo, ci vorrà della pazienza. Oggi siamo solo al primo giorno, quindi sarà da conoscerci, sarà da amalgamare il gruppo. Aspettiamo un attimo, poi per gli obiettivi viviamo dalla giornata e vediamo un po' quello che verrà fuori. E tra gli acquisti che sono stati fatti finora ce n'è uno che ti ha colpito, qualche giocatore che conosci sul quale sei pronto a scommettere? No, a me non piace parlare di singoli, io ho sempre detto che per raggiungere gli obiettivi bisogna essere prima un gruppo, quindi non vedo l'ora di formare questo gruppo, di iniziare ad aiutarci, di sudare insieme. Poi sicuramente i giocatori li conosco, perché comunque sia tanto che gioco e conosco quasi tutti i giocatori, quindi, e sono tutti buonissimi giocatori. Poi dovremmo essere bravi noi sul campo a metterci a disposizione di quello che ci chiederà il mister. 2 anni d'Arezzo, fascia di capitano, ti manca soltanto un gol forse per coronare tutto quanto, no? Quello è vero, infatti speriamo di farne qualcuno in più, anche se non è importante per me il gol. Cioè, per me la soddisfazione è magari fare un assist più che un gol, perché sono così caratterialmente, però se riuscissi a fare anche qualche gol in più sarebbe un po' meglio. No, io già con il mister avevo parlato dopo la partita di ritorno tra Venezia e Arezzo, e aveva contattato telefonicamente, mi ha spiegato un po' la sua idea di calcio, il suo progetto, e diciamo non ci è voluto molto per convincermi, l'ho visto molto, molto convinto in me e sento la sua fiducia, questa è la cosa più importante. Ti parliamo un po' di te, tu vieni da una famiglia di calciatori, tuo padre è stato un giocatore di Serie A, e però come è nata invece la tua inclinazione per il ruolo di portiere, visto che lui era un centrocampista anche di buon rendimento? Diciamo che il ruolo fondamentale l'ha svolto Ferroni, che era suo compagno di squadra, sempre lì all'Atalanta, e siccome erano
siamo amici di famiglia, così lui mi ha, per il mio compleanno mi ha regalato i guanti e completino da portiere, e da lì ho deciso che quella sarebbe stata la mia strada. Di chiarezza ti aspetti quest'anno anche alla luce di quello che hai visto da avversario l'anno scorso? L'anno scorso ho visto un Arezzo molto combattivo, era una delle squadre più difficili da affrontare. E io penso che sarà così anche quest'anno. L'importante sarà trovare una coesione di gruppo e si cercherà di fare il meglio possibile. Ti chiedo se per sposare questo progetto Arezzo ha influito anche la solidità societaria, visto che vieni da un'esperienza che purtroppo si è conclusa in maniera amara, no, per il Venezia. Sì, io anche con il mio procuratore abbiamo parlato che nel calcio di oggi credo la cosa più importante sia sicurezza del lavoro. Uno da tutto quello che può deve essere almeno riconosciuto quello che fa. E questo è stato anche uno dei motivi più importanti per cui ho deciso di sposare la causa Arezzo. Ti chiedo quali sono le tue caratteristiche tecniche da portiere, un po' le abbiamo viste anche l'anno scorso, tra l'altro l'Arezzo non ti ha mai fatto gol né all'andata né al ritorno, però ecco, tu che tipo di portiere sei? Che tipo di portiere sono? Ogni portiere ha un suo modo di parlare. Cerco di dare una mano il più possibile alla difesa con le palle alte, così. E quest'anno cercherò di fare il meglio possibile, anche perché siete abituati parecchio bene qua. E infatti mi hai bruciato l'ultima domanda: come si raccoglie l'eredità di un portiere bravo, forte come Benassi? Benassi, c'è da dire che comunque è un portiere di Serie A. Ha fatto la Serie A, ha vinto il miglior portiere della Serie A l'anno che è stato a Lecce. No, non sarà facile, però io cercherò di farmi voler bene.